Buonasera amici, bentrovati nel mio canale YouTube. Questa sera parleremo delle uscite in edicola di Diabolik di novembre 2023. Infatti, ieri è uscito il numero 921, l'ultimo giorno. Siccome la storia è troppo lunga, è stata divisa in due parti. Infatti, il mese scorso abbiamo trovato Un giorno per morire. Mettendo insieme i due albi si ottiene un bellissimo poster, una bellissima immagine con Diabolik al centro e ai lati ci sono dei criminali che stanno affrontando una sparatoria. Nel numero scorso, nel retro c'era Dario, mentre nel numero di novembre, nel retro troviamo Silvia. Sono due dei protagonisti di questa lunga storia divisa in due albi. Vediamo un po' la trama. Diabolik potrebbe ignorare il serial killer che puntualmente ogni venerdì colpisce inesorabile, ma una delle vittime designate sa dove è nascosto il cuore di Rubino. Il cuore di Rubino è un gioiello di grande valore che va con la Diabolik. E quindi l'assassino deve essere fermato. E se Gingo ha lo stesso obiettivo? È una bellissima storia, è stata condivisa da molti collezionisti, questa storia più lunga, quindi c'è stata anche un'attesa per scoprire il finale della storia. Il soggetto è di Lotti Mainardi Pasini. La sceneggiatura è di Lotti Mainardi, mentre le matite sono di Sandro Giordano, le chine di Jacopo Brandi. La copertina, le due copertine, sono del maestro Matteo Buffagni. Voglio ricordare che ieri Diabolik ha compiuto 61 anni, infatti nel 1962 è uscito per la prima volta in edicola il numero 1, Il Re del Terrore. Mentre a novembre 2023, dopo 61 anni, troviamo il numero 921, L'ultimo giorno. Quindi auguri a Diabolik per il suo compleanno e proseguiamo con le uscite sempre di novembre. Il 10 novembre ci sarà in edicola il numero 749, la ristampa R, una strage per Eva. In copertina c'è Diabolik e c'ha in pugno un gruppo di persone e in una mano c'è il pugnale. Nel retrocopertina c'è Elena. Questo è uscito esattamente, vediamo un po', il 1 luglio del 2009. Quindi dopo 14 anni lo troviamo con la ristampa R, con la costolina bianca. Questi che io presento sono gli originali, naturalmente, perché le ristampe ancora non sono uscite. Poi ancora il 20 novembre ci sarà il numero 353, Astuzia contro violenza. C'è sempre in primo piano Diabolik e poi c'è un gruppo di persone. Nel retrocopertina c'è Eva Gant. Quest'albo è stato pubblicato per la prima volta il 30 gennaio del 78, quindi esattamente dopo 45 anni lo troviamo con la ristampa Juiz, con la costolina nera. Poi ancora per i collezionisti della collana anastatica, martedì scorso è stato pubblicato il numero 148, Chuck si muore. Voglio spendere 30 secondi su quest'albo. Chuck si muore, questo è l'originale, è uscito per la prima volta il 29 settembre del 69. Quindi dopo 54 anni sarà ristampato con la collana anastatica. Però è stato ristampato già altre due volte. Questo è l'originale, come dicevo, poi è stato pubblicato con la ristampa Juiz,
con la costolina bianca, esattamente il 27 agosto dell'84. In copertina c'è un'attrice, Sissi, e dietro di lui c'è Diabolik che mira ai suoi gioielli. Nella retrocopertina abbiamo appunto Sissi. Poi è stata ristampata ancora. Questa è la Juice con la costolina nera. Il 27 settembre del 2006. Naturalmente la copertina è uguale e nel retro troviamo Sissi. Qua ho notato un errore perché non c'è il nome della protagonista. Evidentemente sarà stato un errore di stampa. Come potete vedere nella Juice l'immagine di Sissi è un po' zoomata, un po' più ingrandita. Quindi, come dicevo, martedì è uscito con la collana anastatica, il numero 148, mentre martedì prossimo troveremo il numero 149, Intrigo Mortale. Quindi ancora due numeri e si arriva al numero 150. Come già sapete, saranno pubblicati altri 30 numeri, quindi la collana si chiuderà definitivamente con il numero 180. Bene amici, per questa sera è tutto. Nicola Corvino augura a tutti una buona serata e un buon weekend. E ancora auguri a Diabolik. Ciao.